L'ente bilaterale del turismo toscano è un'associazione no profit tra le organizzazioni imprenditoriali e i sindacati dei lavoratori operanti nel settore turistico della Toscana. L'ente è in grado di fornire un supporto tecnico-scientifico sulle politiche e sui sistemi della formazione e apprendimento continuo, del mercato del lavoro e dell'inclusione sociale, coordinandone il lavoro e definendo le linee operative di indirizzo. Oltre a questo, l'ente bilaterale riveste un ruolo determinante nella creazione e nel consolidamento dell'occupazione di settore, ne studia l'evoluzione promuovendo interventi mirati al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro. All'ente fanno riferimento oltre 15.000 aziende del settore turistico e quindi alberghi, ristoranti, bar, stabilimenti balneari, mense, pasticcerie, ma anche gelaterie, campeggi, villaggi, agenzie di viaggio, residence e appartamenti di vacanza. Inoltre, oltre 43.000 lavoratori tra annuali e stagionali hanno nell'ente bilaterale del turismo toscano un vero e proprio punto di riferimento. In termini imprenditoriali, la mission dell'ente è quella di riuscire a rappresentare una concreta opportunità di sviluppo per il settore turistico dei territori della Toscana, capace di interpretare al meglio le esigenze sia delle imprese che dei lavoratori. È dunque nel pieno spirito della filosofia che sta alla base dell'ente bilaterale del turismo toscano che è stato promosso ed organizzato il progetto straordinario di sostegno al reddito e formazione gratuita per la cittadina termale di Chianciano, in provincia di Siena. Il progetto, della durata di circa un mese, è stato sviluppato in una serie di corsi professionali nel campo dell'accoglienza turistica. Semplice l'obiettivo: sostenere l'economia della stazione termale di Chianciano, già duramente da tempo messa sotto pressione con cali di presenze, ma anche con drammatiche chiusure di attività sia commerciali che ricettive, puntando su una rinnovata qualità dei propri operatori, gli unici in grado di fornire quel valore aggiunto indispensabile per la soddisfazione del turista. Noi come ente bilaterale per il turismo finanziamo questi corsi già da diversi anni e ne ho visitati parecchi, anche perché vogliamo che naturalmente il turismo abbia sempre naturalmente dei punti di vantaggio di poter puntare sul futuro. D'altronde noi in Italia, in Toscana, abbiamo delle scuole alberghiere che ci formano dei ragazzi abbastanza interessanti, però in un mondo dove quello che viene deciso stamattina, stasera è già vecchio, è troppo velocemente cambia, quindi bisogna continuare a stare aggiornati, perché tutto quello che possiamo noi aggiornarsi, soprattutto in questi giovani, è un punto di vantaggio che ci può dare sul turismo. Allora bisogna per forza che il turista che viene in Toscana numeroso, dobbiamo dare anche una ragione per ritornare, non solo per i monumenti, per le piazze, per tutte quelle cose bellissime che noi abbiamo in Toscana, ma anche e soprattutto per la qualità dei nostri locali e da come viene accolto dal personale e come viene servito a tavola. Ma l'esigenza è nata da una ricerca svolta insieme all'Associazione Albergatori per individuare quali sono i fabbisogni formativi primari delle imprese alla luce anche del periodo di crisi particolarmente forte che sta attraversando il paese, anche Chianciano. L'obiettivo è quello di dare una maggior qualificazione professionale agli operatori, sia operatori diciamo annuali, sia quelli stagionali, che in qualche maniera rappresentano poi il grosso della forza lavoro delle imprese turistiche di questa località. In termini pratici, insomma, lo scopo che l'ente bilaterale del turismo toscano vuole ottenere con la realizzazione del progetto Sostegno al reddito e formazione gratuita è una stagione turistica 2013 per Chianciano Terme, con numeri completamente diversi da quelli fatti registrare dalla cittadina termale negli ultimi anni. Numeri positivi, espressione di una profonda soddisfazione intrinseca lasciata al turista al termine del proprio periodo di soggiorno, e questo grazie appunto ad operatori sempre più professionali e qualificati, proprio perché formati in base ai criteri più moderni e alle materie più importanti legate al mondo della ricezione turistica. Ma non solo, la formazione infatti è solo uno degli elementi del progetto capaci di sostenere l'economia di Chianciano Terme. Al termine del ciclo di incontri infatti, le aziende che hanno partecipato al corso formativo, se interessate, riceveranno i curricula
curricula dei corsisti ed una eventuale assunzione sarà sostenuta da un contributo economico rilasciato direttamente dall'ente bilaterale. Insomma, più che un semplice corso formativo fine a se stesso, l'ente bilaterale ha offerto a Chianciano Terme una vera e propria opportunità sotto forma di servizio concreto, in grado veramente di soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori. E tutto questo anche secondo Simonetta Mencarelli, presidente dell'Associazione Albergatori di Chianciano Terme, non può che essere alla base di una sana e florida politica dell'accoglienza, nonché un'occasione che non poteva davvero essere persa. Credo che la formazione sia il punto principale dal quale ripartire, anche se è una continuità con il passato, perché sulla formazione abbiamo sempre comunque, diciamo, investito e soprattutto siamo sempre stati molto attenti a questo aspetto. Soprattutto ora, in un momento di crisi, in un momento dove comunque il mercato è sempre più esigente e soprattutto vuole magari in un prezzo contenuto avere più qualità, diventa fondamentale, è indispensabile. Qualità, formazione e professionalità. L'ente bilaterale del turismo toscano e Simonetta Mencarelli non hanno dunque dubbi. Per riuscire a mettere la testa fuori dalla crisi è questo ciò che serve. Il turista, infatti, nello scegliere una località di villeggiatura non c'è dubbio che non si accontenta più, anche per quanto modesta possa essere la spesa, di quello che potrebbe essere definito un minimo sindacale, ma al contrario ciò che viene ricercato, alle volte in modo anche pignolo, sono i dettagli che devono essere perfetti ed emozionanti, in grado di far vivere all'ospite non più un semplice periodo di vacanza, ma una vera e propria esperienza cullata e coccolata sotto ogni punto di vista. Tutti concetti che durante il corso dell'ente bilaterale hanno dimostrato di essere ben chiari nella mente delle aziende e degli operatori turistici di Chianciano, che infatti hanno partecipato veramente in massa, e di sicuro tutto questo è un bel segnale di fiducia e speranza per il comune termale. Significa che ci sono ancora imprese e comunque persone che credono in questa realtà e in questo sviluppo che Chianciano può avere, che del resto credo sia anche uno dei pochi assi di sviluppo che in linea generale la Toscana e l'Italia possono avere. E per questo crediamo sia importante che soggetti come il nostro, come l'ente bilaterale, come più in generale l'associazione di categoria, sostenga queste imprese e questi lavoratori in modo da fornire tutti gli strumenti possibili perché i risultati siano all'altezza delle aspettative. Noi siamo convinti che aumentando, diciamo, quelle sono le competenze degli operatori, si possa riuscire a offrire un servizio di qualità, un servizio che comunque ormai i turisti si aspettano in tutte le zone della Toscana. La risposta delle aziende, la risposta dei lavoratori ci fa ben sperare nella buona riuscita del progetto. Vi posso assicurare che c'è una fila di, diciamo, di aziende che aspettano di poter vedere se c'è la possibilità di ampliare anche ad altri questo aspetto, perché diventa veramente fondamentale.